Autorità civili e militari, gentili ospiti tutti, buongiorno e benvenuti. Diventare il comandante della base aeronavale di Sigonella è un'opportunità unica nella vita, davvero un sogno che si avvera. Sigonella è un posto speciale per me, perché la prima volta che sono andato in missione in Marina nel 2001 mi hanno mandato proprio qui. 21 anni fa mi sono innamorato della Sicilia e di Sigonella e è surreale essere qui oggi. La mia famiglia è onorata di venire qui in Sicilia ed entrare a far parte della famiglia di Sigonella. Non vedo l'ora di lavorare insieme a voi per continuare l'ottimo lavoro di questa potente squadra. Siamo alla base NAS 2 di Sigonella, dove si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra capitani di vascello, una cerimonia a cui hanno partecipato tantissime autorità civili ma anche religiose. Un momento molto atteso, il discorso dei due protagonisti di questo avvicendamento. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato anche con i sindaci dei comuni interessati proprio per la presenza della base di Sigonella. Un'opportunità unica nella vita. Io sono stato qui in servizio come pilota nel 2001 e si dice di solito che la prima missione è sempre la più bella, e quando sono arrivato qui in Sicilia mi sono innamorato della Sicilia. Non c'è un posto più bello al mondo. Ho avuto modo di conoscere in questi giorni il nuovo comandante americano e con gli americani abbiamo avuto sempre degli ottimi rapporti e continueremo sempre ad avere degli ottimi rapporti. Ci siamo conosciuti e quindi stiamo aspettando, ovviamente, quindi vediamo, we're looking forward, come dicono in americano, di lavorare insieme. Ci tengo in maniera particolare perché Motta ha fatto tanto per creare una sorta di collaborazione maggiore, una grande vicinanza sia al popolo, diciamo, di Sigonella e con quello di Motta. La cerimonia è molto suggestiva e ogni volta vi partecipo con piacere. Belpasso ovviamente ha una porzione, soprattutto dove ci sono gli alloggi dei militari, quindi siamo a pieno titolo invitati in queste cerimonie. È una collaborazione che continua, la base nel nostro territorio, quindi i rapporti sono di grande collaborazione con la base aeronautica qui al lato, ma anche con tutta la città e la comunità che è qui vicina.